Ci risiamo sul palcoscenico della storia. Due fazioni si confrontano con intolleranza. Sul palcoscenico della storia una maggioranza che sembra vincente si confronta con una minoranza che si ribella. Chi con vie più moderate e mediate, chi con aggressività e violenza. E entrambe cercano di vincere. E che cosa c'è di nuovo? Come possiamo pensare che il nuovo nasca dal vecchio? La struttura stessa dell'esperienza umana. Ci insegna che l'evoluzione è trascendimento e inclusione. Il nuovo è qualcosa che va oltre le due polarità. Non c'è niente di nuovo nel ribellarsi, non c'è niente di nuovo nell'imporre più o meno, come dire, diplomaticamente, delle regole alla massa o ai dissenzienti. E allora io mi rivolgo a chi si sente discriminato, io mi rivolgo a chi guarda davanti e vede tempi duri, vede una strettoia, vede limitazioni. E io mi rivolgo anche a me stesso e alle tentazioni. Alle tentazioni di ribellione, le tentazioni di azioni aggressive, anche semplicemente mentali, posizioni forti, giudicanti. E io dico, guarda quello che stai facendo, io dico a me stesso, guarda quello che stai facendo. Non cadere nella tentazione e non induci in tentazione o non lasciarci cadere in tentazione. La tentazione di sentirsi quelli giusti e di combattere contro quelli sbagliati. La tentazione di bollare l'altro come limitante alla libertà oppure come egoista e irresponsabile. Il nuovo emerge sempre da un due che si fa uno. Il nuovo emerge sempre quando tu vedi quello che stai davvero facendo, per chi stai combattendo, in nome di che cosa. Perché sappi che il tuo nemico scompare quando non trova nulla contro cui combattere. L'unica via, a mio avviso, così mi pare, è non cadere nella tentazione. C'è sempre stato nella storia, guarda, la schiavitù. I conquistatori, gli aristocratici, i feudatari, l'Inquisizione. C'è sempre stato il comunismo o il capitalismo, la tirannia, c'è sempre stato un governo, un potere più o meno tiranno, con più intelligenza o meno, e chi subisce o chi si sente limitato. Non è mai cambiato nulla. O meglio, i cambiamenti sono sempre stati salti di coscienza. I cambiamenti avvengono sempre per salto, quando il terreno è pronto. Quindi preparati.
Guarda dentro di te, cosa manca in te per affrontare davvero questa situazione. E guarda che ribellarti in realtà vuol dire non cambiare, perché ribellarti vuol dire vorresti che le cose andassero come vuoi tu e non come vuole il potere. Ma questo non succederà mai, perché se andassero come vorrei tu sarai tu al potere quel giorno o quelli che la pensano come te. Non è questa la via. Guarda cosa manca in te. Guarda contro cosa e per chi ti ribelli. Guarda cosa ti fa davvero male e metti tu nel mondo quello che manca. Metti nel mondo quello che manca. Questa è la vera ribellione. Questa è la vera trasformazione. E pazienta. Fino a quando il tempo sarà pronto.